qui al SAIE facciamo questa piazza dell'energia dove abbiamo 24 studenti della Facoltà di Architettura e di Ingegneria e con loro facciamo proprio questo, cioè discutiamo di energia e la trasformiamo in bellezza. Mario Cucinella, ideatore e testimonial del Salone SAIE Energia, punta tutto sull'efficienza energetica. Se nel settore edile la spinta al rinnovamento arriva dalla questione ambientale, anche l'architettura deve imparare a ricercare l'efficienza energetica come obiettivo primario, sfatando vecchie concezioni per le quali di solito la gente comune associa l'architetto alla casa bella e l'ingegnere alla casa efficiente. Questa efficienza energetica è anche bella? Sì, direi che la cosa interessante adesso di questa evoluzione è che noi vorremmo fare dei bei watt, dei bei kilowatt, no? Anche perché credo che la sfida dell'energia sarà proprio quella, cioè non si tratta più soltanto di parlare di efficienza in termini, come dire, numerici, ma soprattutto creare una nuova architettura che ha una dimensione etica, una dimensione tecnica, dove l'elemento tecnico si fonde con la bellezza, perché poi lo scopo finale di migliorare il tema ambientale, il tema dei consumi, è quello comunque di coglierlo come una grande opportunità creativa per costruire e disegnare edifici più belli. Sicuramente lei ha avuto un po' l'opportunità di guardare a tutto il panorama italiano, ma insomma come sono questi architetti italiani? Realmente interessati all'efficienza energetica e anche realmente pronti ad affrontare il problema? Ma dividerei la risposta in due parti. Una, direi che c'è sensibilità perché il tema ormai ha preso le pagine dei giornali, anche nell'architettura si parla a livello nazionale e internazionale di questi temi dell'energia. E c'è anche molta attenzione da parte dei committenti, anche e soprattutto delle amministrazioni pubbliche, quindi l'architetto reagisce con interesse. Ecco, dall'altro punto di vista direi che la mancanza forte è che anche dal punto di vista didattico e formativo siamo ancora molto indietro. Ecco, diciamo che gli architetti oggi non sono formati per costruire edifici che affronteranno questa sfida della sostenibilità dell'energia, però bisogna essere sempre molto positivi. Direi che il mercato sarà poi, come sempre, i mercati sono crudeli e quindi obbligheranno forzatamente, come lo fanno i committenti, anche i professionisti ad adeguarsi. Ecco, da questo punto di vista il mondo dell'ingegneria è più preparato per natura, diciamo, di formazione o meno. L'ampia e varia esposizione di prodotti innovativi al SAIE Energia mostra come molti operatori nel settore edile, dall'industria dei materiali a quella dei componenti, abbiano già accettato la sfida. La progettazione sostenibile dell'intero edificio costituisce il necessario passo in avanti. A me piace pensare che l'architetto che verrà è un architetto che sa dialogare con la tecnica pur mantenendo in mano poi questo tema della bellezza.